Ogni giorno una mamma si sveglia. Lascialo in pace! E sa che i bambini la metteranno a dura prova. La fa affogare! Lasciala perdere! Ogni giorno un papà si sveglia e sa che la sua giornata non conoscerà riposo. Maria! Vai giù! Ogni giorno un bambino si sveglia e sa che i genitori saranno il suo bersaglio. Non importa se siete genitori o bambini, una tata pronta a tutto sta arrivando. Bambini terribili. Famiglie allargate. Genitori incompatibili. Situazioni delicate. SOS Tata, stagione 4. Quando il gioco si fa duro. Ho 34 anni e sono sposata con Franco. Sono Franco e ho 35 anni. A 21 anni ci siamo sposati e dopo 3 anni è nato il nostro primo figlio, Matteo. Dopo 2 anni e mezzo abbiamo deciso di cercare il fratellino o la sorellina. Sono nate le nostre 2 gemelle, Martina e Giorgia. Con l'arrivo delle gemelle è stata una bella botta, proprio in ogni senso. La gravidanza di Giorgia e Martina è stata da subito difficile. C'era qualcosa che non andava. Purtroppo Giorgio al secondo giorno ha avuto un'emorragia cerebrale che gli ha causato dei problemi motori. Mettendole nel girello ci siamo accorti che la Martina era un flipper, invece la Giorgia la mettevi lì e lì stava. Ha iniziato a fare fisioterapia a 1 anno e mezzo, tutte le settimane va a fare fisioterapia, quindi insomma, la sua parte ce la sta mettendo. L'unica cosa che io spero è di non illudere Giorgia. Giorgia è forte. Ha un carattere che è, secondo me, micidiale. Deve tirar fuori quel qualcosa in più, proprio perché per lei la vita è un ostacolo. A noi sembra abbastanza serena, ecco. Comunque un po' della sua angoscia la nasconde. Aiuto! Non hai aiuto. È pigra nel senso che invece di camminare lei vuole andare a gattoni perché comunque fa prima, fa più in fretta. Però magari ti chiede di aiutarla perché sa che ti fa fatica, invece con una mano gli rendi tutto più semplice. Martina è una bambina invece una bella peperina. Vivace, la vuoi sempre vinta lei. No, è mia. E se vede che i suoi fratelli fanno una cosa che lei non fa, lei si sente il Calimero. Non c'è niente con te. Tra le due, naturalmente c'è la Giorgia che è molto più maschile e quindi la vedo un po' più assomigliare a me. E mentre invece Martina, che è molto più femminile, fa niente se è lunga. Va bene? Sì. È molto più tutta ci, che è una cosa che a me non piace per niente. Dai Martina, non abbiamo tempo di stare lì, ti ho già pettinato. Ma questo pettinamento. Martina e Giorgia, può capitare che stanno mezza giornata a giocare tranquillamente. Matteo mi fa vivere grandi emozioni. È lui che mi coccola, che è incredibile, cavolo. È un bambino molto sensibile, molto
soprattutto nel rispetto delle sorelle, guai, molto protettivo. Cioè lui lo vedo proprio come un ometto. Forte. Veloce, dai! Martina! Vai a prendere. Dai Martina! Dai, dai, vado a prendere la macchina! Ci sono delle situazioni in cui io non so più che cosa devo fare, non so come reagire. Matti, hai fatto questo e non l'hai finito, hai fatto quell'altro e non l'hai finito. Finisce almeno una pagina. Matti. Avrei bisogno di qualcuno che mi dice sì, stai facendo giusto, se no non stai facendo giusto, stai sbagliando. Perché io appunto nei momenti in cui non riesco più a ragionare, o perché loro urlano, perché è una situazione che non riesco a capire. Metti a posto! Non so cosa devo fare e quindi secondo me una tata mi potrebbe aiutare, ecco. Ragazze, la situazione in questa famiglia è veramente molto delicata, anche se i due genitori, Franco e Gisella, sono molto disponibili e ben preparati. Credo che vogliano capire se stanno veramente facendo tutto per i loro figli, soprattutto nei confronti di Giorgia. Sì, però devono fare molta attenzione. I rapporti non si devono sbilanciare troppo. Adriana, vedo che hai le idee molto chiare su questa famiglia, idee che peraltro io condivido. Vuoi andare tu da loro? Certamente. Ci vediamo fra una settimana. Ragazzi, forza che sta arrivando la tata! Che cosa è? È una sorpresa! È arrivata la tata? Sì? Sono tata Adriana! Benvenuta! Grazie! Ciao! Piacere. Sono tata Adriana, piacere! Chi abbiamo qui? Tu sei Matteo, senz'altro! Ciao Martina, come stai? Bene. E tu? Giorgia, fatti vedere. Ciao, come stai? Bene. Bene, Matteo. Allora siete pronti per avere una tata in casa una settimana? Sì. Bene, però ascoltate, io adesso mi metto in un angolino e voi fate finta che io non ci sia, ok? Sì. Inizio l'osservazione e per un po' il mio quaderno rimane vuoto. Non succede niente di irrilevante, mi dico. Poi, più il tempo passa e più questo niente diventa pesante. Mentre Gisella si occupa della casa, i bambini stanno ognuno per conto proprio, in silenzio. Un silenzio quasi irreale, che sembra quasi noia, apatia, ogni tanto spezzato da qualche borbottio di Matteo che gioca col giochino elettronico. Finite le faccende, Gisella chiama i figli a raccolta per fare i compiti. Martina sceglie la cucina, Giorgia il salotto, e Matteo sceglie di continuare a giocare. Matteo, tu hai già letto? Posso finire questa azione? Allora adesso spegni, vai a leggere un capitolo e poi puoi tornare a giocare. Matteo, bofonchiando, prende il libro e va fuori. Leggi, leggi. La mamma le ha chiesto di leggere, però effettivamente viene lasciato a se stesso.
Gisella va avanti e indietro tra le due ragazze, però non si ferma mai. Ogni opportunità di approfondimento in questo modo risulta sterile. Io non ho conosciuto Fatto. Finita la sua lettura, Matteo torna a giocare con il suo giochino, estraniandosi del tutto. Le bambine continuano con il compito. Più che un compito, è diventato una sfida. Fatto, Marti t'ho battuto! Ha già finito veramente? Chi finisce prima, chi fa il disegno più bello. Insomma, si vede che inizia a spuntare un po' la gelosia. Gisella tende a trattare Martina con insofferenza, anche quando la bambina cerca solo di attirare la sua attenzione, per esempio mostrandole un braccialetto appena costruito. Mamma, guarda, questo l'ho fatto io. Cosa? Sarebbe tutto così. Il braccialetto. Stavo la casa. Gisella spesso tende a sbuffare, l'espressione del viso è priva di emozioni, quasi come se gli desse fastidio. Colori dopo, è pronto. La mamma decide di portare i bambini al parco e quindi io le seguo. Anche al parco l'entusiasmo di Martina viene spento dalla mamma alla prima occasione. Ho trovato la piuma distrutta. E allora? Vai avanti. Muoviti! Vai, vai. Guarda. Sì, però lasciala giù perché Perfetta mamma. Rifiutando lo stimolo offerto da Martina con questa piumetta, la mamma trasmette alla bambina un senso di rifiuto. Per Martina è una mortificazione. Nei pressi di casa, come al solito, Matteo aiuta tutti ad attraversare la strada. È proprio un piccolo adulto. Entrata in casa, Gisella comincia a preparare la cena. A un certo punto, Martina la chiama per farsi aiutare a scaricare le foto sul computer. Mamma! Vieni! Voglio stampare le foto! Purtroppo la risposta di Gisella è no, non posso venire, sto cucinando. Mamma, vieni, che vedi? Dopo 3 secondi è Giorgia a chiamare la mamma, ma questa volta Gisella corre. Questo atteggiamento di Gisella di correre sempre da Giorgia e non da Martina serve solo a creare e ad alimentare la gelosia che è già esistente. È bello. Papà Franco torna dal lavoro. Ciao Teo. Non si avvicina ai suoi figli, non interagisce. È entrato, ha salutato ed è finita lì. Speravo che dopo una doccia rilassante il papà tornasse un pochino più animato, ma purtroppo la situazione era peggio di prima. Ok, ce l'hai, scusa. Che voglio stampare le foto che sono sulla macchina fotografica e metterlo qua. Dopo lo facciamo. Dai, vai ad apparecchiare. Non ho voglia. Non hai voglia neanche di mangiare. Beh, allora fallo tu se lo dici a me. Vuoi farlo tu, scusa. Tu vuoi fare le frasi che vuoi, le cose che vuoi tu e a me non mi aiuti. Franco si rivolge a Martina con sarcasmo. Io sono andato a giocare oggi, è vero? È proprio un errore gravissimo, perché i bambini non sono in grado di raccogliere il sarcasmo. Data la sua condizione, Giorgia spesso per spostarsi velocemente tende a gattonare. Guarda che c'hai i piedi viola, tirati su. La mamma ogni tanto prova a spronarla a tirarsi su, però dopo pochi richiami cede e la alza.
Giorgia è abituata a molte attenzioni e proprio questo non va bene per la sua autostima perché la fa sempre più dipendente dagli altri. È arrivata l'ora di cena e finalmente vedo la famiglia tutta riunita. Anche in questa situazione il silenzio domina. Arrivata l'ora di andare a letto, assisto a una scena che un pochino mi stringe il cuore. Matteo ha 9 anni e ha diritto anche lui di farsi leggere una favola. Prosegue l'osservazione della famiglia. Vedo che Gisella aiuta Giorgia a vestirsi. Questo però fa scatenare in Martina un po' di capricci. La madre le scelta. Dai, mi vesti tu. Dai, ma ce la fai da sola, dai. Non voglio. Perché? No. Dai, Marti, che devi ancora vestire. Dai, che devi mettere le calze. Dai, Martina. Ce la fai? Guarda, tua sorella è già vestita, dai. Già c'è la gelosia che bolle. In più, queste eccessive attenzioni a Giorgia, nei momenti in cui non sono strettamente necessarie, non fanno che ledere la sua autostima. Non è che hai 3 anni. Nel pomeriggio Martina cerca le attenzioni della mamma. In testa te lo metto lo scotch. Mostrandole un anello che aveva creato, che non riusciva a chiudere. Sono di plastica, cosa vuoi che attacca lo scotch? E Gisella, come aveva fatto suo marito, usa il sarcasmo. Dai, vai. Non me l'hai messo bene. Un chiodo? Va bene? Questa freddezza compromette i rapporti con lei e con la figlia. È chiaro che la situazione di Giorgia abbia concentrato le attenzioni dei genitori su di lei e sbilanciato le relazioni familiari. Questi genitori devono fare un ulteriore sforzo per portare la gioia in questa famiglia. È giunto il momento di parlare con Gisella e Franco di questa situazione. Io per voi ho delle regole. Oi! Ho detto di tirarti su in piedi. Allora ti piace stare qua? Sei contenta che mi ho fatto un bel giro? È giunto il momento di parlare con Franco e Gisella. Bene, Gisella e Franco, io vi ho osservato e innanzitutto io voglio veramente, ma di cuore, farvi complimenti. Siete una bellissima famiglia, c'è molta stima, amore, però c'è qualche cosina che non va proprio alla perfezione. Allora, da quello che ho potuto osservare, la situazione di Giorgia è proprio il perno di tutte le dinamiche di questa famiglia. E queste dinamiche si esternano principalmente in 2 cose. La gelosia di Martina e l'atteggiamento protettivo di Matteo. Parliamo della gelosia di Martina. Secondo voi, perché c'è questa gelosia? Perché noi dobbiamo dedicare più tempo a Giorgia e quindi lei si sente trascurata. Anche se lo facciamo, cioè, inconsciamente, cioè viene naturale, non è che... Voi vi state focalizzando troppo sulla quantità del tempo passato insieme ai bambini e non sulla qualità del tempo. Io ho qualcosa da dire sulla qualità di questo tempo passato insieme. Io ho notato alcuni atteggiamenti di Gisella che sinceramente mi hanno colpito. Iniziamo con il tono di voce.
quando Giorgia ti chiede qualcosa, il tuo tono è più basso, più dolce. Quando invece parli con Martina, il tono è subito seccato. Se vuoi andare giù, vuoi giocare, va bene? Anche cosa? Quello che vuoi tu, vuoi giù, scegli. E quando hai finito, vai anche tu. Giorgia ha dei bisogni speciali, però allo stesso tempo li dedicate più tempo in generale. Non lo lasciare fuori, però. No, il libro, mettilo dentro. Però tutte queste attenzioni in più, di cui lei non ha bisogno, a lei non aiutano. Non aiuta la sua autostima, la rende insicura, ma manca l'autonomia, che è quello che, insomma, penso che è il vostro sogno, no? Come genitori, vedere questa bambina autonoma che ha già fatto dei passi da gigante. Non coccolarla troppo, perché è capacissima di fare le cose da sola, è una bimba in gamba. Passiamo a Matteo. Allora, Matteo è un bimbo molto, molto sensibile. Lui è molto responsabile. Qua ragazzi, disse Fred, questo è il Teatro Palace. Ragazzi, facciamo in fretta, c'è del cibo che ci aspetta. Vai, vai. E questi sono tutti motivi per cui voi come genitori potete sentirvi molto orgogliosi, no? Un bimbo di 9 anni, cavolo, che fa tutte queste cose. Però ha 9 anni. E a lui, chi gliela legge la favola? Ha 9 anni. C'è un'altra cosa che io ho notato in questa famiglia. C'è poca fisicità. E questa mancanza di fisicità non è che sia compensata con tante parole. Una volta. E cosa facevi? I suoni che mancano sono le parole. Si comunica poco. A volte quando parlate, però parlate male. Male perché ho sentito spesso del sarcasmo. Un chiodo? Va bene? Perché io sono andato a giocare oggi, è vero? Questo proprio dimostra che, cioè, il sarcasmo non è a portata di mano dei bambini. Loro non lo capiscono. E cosa succede? I messaggi che si mandano non sono i messaggi giusti. Parole toste? No, però fanno bene. Bene. Io sono qui con voi. Da domani vi faccio notare i piccoli sbagli, che sono cose che si possono correggere. Con l'impegno, con la buona volontà, con la voglia di lavorare insieme, e ce la facciamo. E ce la fate. Ok? Secondo me è un po' nel... non so se si dice nel subconscio, non so se si dice così. C'è questa cosa che comunque... si può dire, Martina riuscirà sempre in tutte le cose che farà, mentre invece Giorgia non riuscirà in tutte le cose che vorrà fare. A volte magari evito di fare dei complimenti a Martina, evito di dire che brava che sei stata così, perché magari le do magari anche delle colpe, che non, so che non sono colpe sue, però... È arrivato il momento di dare regole precise a questa famiglia. Per voi ho delle regole. Guardiamo la prima regola. Ognuno per sé e mamma e papà per tutti. Cosa vuol dire? Cosa mai vuol dire ognuno per sé? Cosa deve far Matteo per sé? Io, Matteo, vorrei che tu pensassi un pochino più a te stesso. Martina, tu devi pensare a te stessa. Fai le cose anche per te. Giorgia, tu cosa puoi fare? Ogni volta che puoi, ti alzi da sola e prova a camminare il più che puoi. Mamma e papà ci saranno sempre quando avete veramente bisogno di loro. Va bene? Seconda regola.
si passano momenti tutti insieme. Provate a fare delle cose insieme, come fratelli, ma anche con mamma e papà. Va bene? Last but not least, ultima, ma non meno importante, si parla. Cosa c'entra? Tu, Matteo, quando hai qualcosa da dire, te ne vai via borbottando. Oppure parli tra te e te. Invece, se hai qualcosa da dire, dilla. Va bene. A proposito dell'ultima regola, si parla. Io ho qualcosa nella borsa. Questo. Che cos'è? È una scatola per le richieste importanti. Quando avete una cosa molto importante da chiedere a mamma e papà, la potete dire qui e l'altra persona ascolta qui. Vieni. Allora, vieni. Io ti voglio dire una cosa molto importante. Metti l'orecchio. Io sarei molto felice se tu mi facessi un disegno. Hai capito? Le mie tre regole? 1, 2, 3, via! La regola che mi piace di più delle tre è l'ultima, che è il parlare, perché mi sono accorto veramente che parliamo poco ed è molto importante. Non ci ho mai fatto caso, forse perché gli abbiamo detto troppe volte state zitti, state zitti, state fermi. Che è giusta, però forse anche la più dura, non lo so, la più difficile, anzi impegnativa. Martina approfitta della scatola e corre dalla mamma. Mamma, ti devo dire una cosa importante. Voglio fare ancora danza. Va bene? Va bene? Sì, ti piace tanto? Ballare? Ci proviamo l'anno prossimo? A lei piace molto fare danza, però mi ha detto che non lo faceva più. Come mai? Perché io per far prima e portarli tutti insieme avevo fatto fare nuoto. E... Gliel'avevi chiesto però di far nuoto? Se le andava bene? Non tanto. No, però riproviamo con danza, magari... Si capisce il disappunto di Martina, perché la mamma l'ha ritirata proprio in prossimità della fine del corso di danza. Anche oggi i bambini devono fare i compiti. Qual è la regola? Ognuno per sé e poi mamma e papà per tutti. Tira fuori prima l'astuccio. Prova, Giorgia. Oh, allora? Hai visto che ce l'hai fatta? Perché vedi, lei è capace di fare le cose da sola, però ha questa tendenza un pochino a chiederti mamma, 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 un pochino va spinta. Giorgia. Matematica. Ok, dai, allora metti via tutto il resto. Quante pagine faccio? C'è tutto lo spazio per te. Mamma, quante pagine ho? E facciamone almeno due, dai. Hai già fatto tutte queste pagine? Brava. Dimmi. Ah, ma va bene, perché la cancelli? Va bene. Gisella, scusa.
Il tuo tono non è proprio incoraggiante. Se va bene, va bene. Va bene, era bella quella lì. Arrabbiata, eh? Stai attenta al tono. Com'è che si può scrivere 48 centesimi? Però ti sei accorta che Matteo ha già fatto una pagina e non gli hai dato uno sguardo? È difficile, sono in tre. Sai cosa ti propongo? Magari stai 5 minuti con uno e poi gli altri per sé. Poi passi a un altro e gli altri due per sé. E lui ha bisogno proprio di questa attenzione. Non ho capito. Non sai? Non fare saldo. Fai, fallo più grosso intanto. Non ho capito lo stesso. Normalmente io, chi più mi chiamava, più aveva il mio aiuto, mentre invece è giusto che ognuno abbia il suo spazio, ecco. È arrivato il momento di mettersi a letto. Anch'io. Non mangiare. Dai, adesso vestiti, che si va, nanna. Così. Oh! E adesso? Bravissima. È evidente che una volta incoraggiata questa bimba può fare molto. Ma tu avevi detto che non riuscivi a metterti il pigiama, invece? E invece? Ce l'hai fatta? Mi dai un 50? Sì. Ciao a tutti. Anche a voi piace risolvere casi intricati e misteri oscuri? Terà a fare il punto della situazione. Scooby-Doo. In modo da non dimenticare nulla. Allora, siete pronti? O lago nel pagliaio, se preferite. Porto un bel paio di occhiali. Se cercate un modello di eleganza e di stile, eccoci qua, ragazzi, ce l'avete, disse Fred. Questo è il Teatro Palace. Era ora, disse Shaggy. Parcheggiò. Dite che ti preoccupi sul suo orologio in questo preciso momento. E allora cosa aspettiamo? Ok, ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte. Durante la colazione Martina fa vedere alla mamma un oggettino. Gisella lo guarda, fa un sorrisetto e basta. Si vede che ce la sta mettendo tutta, però ancora questo rapporto non va. Siamo già a metà del percorso e mi rendo conto che Gisella ha ancora delle difficoltà a relazionarsi con Martina. Decido di metterla alla prova. Ascolta, io ho deciso di metterti alla prova. Voglio che tu passi molto tempo con Martina, ok? Vorrei che voi due andaste in un posto da sole e parlaste così profondamente come non l'avete mai fatto. Chiedile cosa pensa di te, della mamma. Ricorda il tono della voce, che è più importante delle parole. Ricorda l'espressione facciale. Lavoraci sopra, è molto importante. Martina ha bisogno. Ha bisogno proprio della mamma, ha bisogno di questi momenti, ha bisogno delle conferme. Ti devi impegnare molto, ok? Io non ci sarò con te, ma ti starò osservando. E se ti vedo in vera difficoltà, io vengo in tuo aiuto. Mi raccomando. Godi di questa giornata, di questi momenti con tua figlia. Ce la facciamo? Ci proviamo. Dai, Martina, ascolta, adesso ti prepari che andiamo, usciamo un attimo io e te? Dove? Hai voglia? Andare a fare un giro? E io? Lascio le cose qua? Io esco un attimo con Martina. E sì, lascia pure papà. Tutto lì. Ok, allora, andiamo a fare un giretto. Mi cambia la maglietta. Va bene. Io sto così.
Giorgia, io adesso vado a fare un giro con Martina. La prossima volta andiamo con te, va bene? Ciao. Piace stare qua? Sei contenta che abbiamo fatto un bel giro? Sei stata con la mamma oggi? Non siamo mai venuti in un posto così, eh? Mamma ti voleva chiedere una cosa. Mi dici cosa ne pensi della mamma? Come? Non lo so, cosa pensi di me? Com'è la tua mamma? Brava. Brava? In questi giorni sei diventata più brava. Ah sì? In che senso sono diventata più brava? Più gentile, non ti arrabbi quasi più. Non mi arrabbio quasi più? Ma senti Marta, ma cos'è che non ti piaceva prima della mamma? Urlavi sempre, eri sempre arrabbiata, certe cose non ce le facevi fare, non ci facevi andare una per una in giro. Non andavamo mai da soli io e te a prendere qualcosa? Eh? Adesso invece? Tante belle non cose. Tante belle, non mi arrabbio più? Eh? Anch'io sono contenta, sai? Direi che mi è piaciuto molto. Ti ho visto bene Martina, avete parlato. L'unica cosa, tu le hai chiesto subito a Martina, allora sei stata bene oggi? E lei ti ha risposto, però dagli una conferma in più. Sai Martina, io sono stata benissimo oggi con te. Dopo gliel'hai detto, però magari se glielo dai subito, lei anche lei si apre di più. Non avere paura di dimostrare quello che pensi, quello che provi, specialmente con i tuoi figli. Piuttosto, tu come ti sei sentita oggi? È stata dura, però è stata bella. Cosa ti ha colpito di più di tutta questa conversazione con Martina? Perché mi ha detto che non sono più arrabbiata. In effetti è vero, io ero sempre arrabbiata perché comunque pensavo che erano loro che mi facevano sempre arrabbiare. E secondo te invece cos'era? Magari era anche il modo in cui io mi ponevo, che sempre col muso. Ed è stato difficile per te passare una giornata solo con lei? No, difficile no, è stato difficile la chiacchierata. Un po' forte. Per me sì. Però ricorda, cioè sono quelle cose lì, specie anche quella domanda cosa pensi della mamma, lì proprio nasce, cioè metti giù le radici per aprire di più la conversazione, il conoscersi. Che mi è piaciuta questa giornata, molto. La ripeterai? Sì, ci proveremo.
La giornata inizia con un po' di tensione. I bambini devono fare i compiti, ma le priorità di Matteo sono diverse. Teo, andiamo a fare i compiti, dai. Teo! Tanto dopo non mi porti. Dove? In edicola. Dopo andiamo, dai. Sì, come no, andiamo domani. Continua a chiedere al papà di andare insieme a comprare le figurine. Spegni un attimo, per piacere. Grazie. Il bambino deluso si rifugia in cameretta. Franco non se ne accorge, ma io sì. Io non so, è sul letto, non so cosa ha, se... Vai a vedere. Scusa, perché? Perché fai così? Cosa c'è? Dai, vieni di là, per piacere. Oh. Dopo non mi voglio. Ti ho detto che andiamo dopo. Sì, sì, dopo. Girati, per piacere. Oh. Dai, alzati in piedi. Prima di tutto alzati, che non mi piace che stai così. Alzati. Il papà evidentemente non riesce a gestire la situazione. Vai a fare i compiti. Non è come dici, andiamo, dobbiamo andare subito. Ci sono prima delle cose da fare, dopo andiamo. Va bene? Scusa Franco, provate a stabilire un momento in cui andare insieme, piuttosto che dir dopo, perché adesso, dopo... Facciamo mezz'ora e dopo andiamo. Mezz'ora, guarda che ore sono. Ok? Stretta di mano, perché i patti si rispettano da entrambi le parti. Quando si parla con i bambini è importante dare dei tempi precisi. L'incertezza in tutti, ma soprattutto nei bambini, alimenta il nervosismo. Dopo mezz'ora esatta, padre e figlio, rispettando i patti, escono insieme a comprare le figurine. Ormai Gisella non ha più dubbi e accompagna Martina alle prove di danza. Gisella incoraggia Giorgia a camminare da sola. Oi! Ho detto di tirarti su in piedi. Sì che ci arrivi, tirati su in piedi. Ehi, non ci arrivo. Tirati su in piedi. Ti do una mano io, tirati su in piedi. Dobbiamo noi imparare a dirgli più no a Giorgia proprio per renderla più autonoma. Anche per lei è comunque una gratificazione essere riuscita a fare un pezzo di strada. Il momento di salutarvi. Quindi, dove sono i miei bimbi? Eccoci qua, ragazzi, disse Fred. Questo è il Teatro Palace. Oi. Ho detto di tirarti su in piedi. Ti do una mano io, tirati su. Alzati, alzati, Giorgia. Dai, su in piedi. Forza è quello, nel senso essere caparbia. Sicuramente questa cosa può servire a Giorgia anche per arrivare a un'autonomia maggiore. Sembra che Franco e Matteo abbiano proprio preso gusto a giocare insieme. Noto con grande piacere che uno alla volta si uniscono al gioco, tutti quanti. Bello!
facciamo. Finita di costruire la piramide insieme alla sua famiglia, Matteo corre giù in cantina per prendere altri giochi di società. Ne ha portati tre su? Non uno, tre ne ha portati. Non era mai successo un momento così bello, dove ci eravamo sdraiati tutti e cinque insieme per terra e a giocare. Non c'è più bisogno della regola per giocare tutti insieme, adesso ci viene spontaneo. Che bello vederli tutti insieme, ma non è l'unica occasione. Questa giornata è piena di sorprese. All'inizio ho pensato che non ce la faceva, invece poi ha fatto un bel respiro, l'ha fatto anche bene. È bello vederla ballare, ecco, perché comunque è una cosa che le piace e si vede che lo fa, cioè, con naturalezza. È stata una settimana molto intensa. Sono arrivata in una famiglia che rideva poco, una famiglia silenziosa. Invece oggi li vedo proprio che si divertono tutti insieme. Questo per me è una grandissima gioia. Ma la cosa che mi ha colpito è che tutto questo era già dentro di loro. 7 giorni sono passati e il mio lavoro qui è terminato ed è giunto il momento di salutarli. Il momento di salutarvi. Quindi, dove sono i miei bimbi? Eccoli. Allora, è arrivato il momento che l'hai fatta via. Io ho qualcosina per voi nella mia borsa. Io vi lascio una cosina che la aprite dopo, però. Una cosina, la diamo a mamma. Grazie. E mamma lo apre dopo. E adesso vi do un grande bacione. Ciao Gio, tirati su, opla! Ciao, di su. Ciao, fai bravo. Poi, Gisella. Ciao, Ragazzi, a presto allora, mi raccomando. Grazie. Dimmi una cosa, dimmi. Grazie. Grazie a voi. Per me! Grazie, bella tata Adriana. Lo leggo dopo però. Sì. Ciao, grazie. Ciao, grazie a voi. Cari Franco, Gisella, Matteo, Giorgio e Martina, dopo una settimana trascorsa insieme vi porto via con me la vostra forza e la vostra tenacia, e di questo vi ringrazio di cuore. Matteo, ricorda di vivere ogni tua emozione per quello che sei, un bambino sensibile ma determinato. Giorgia, la forza e la volontà che hai dentro ti porteranno nella vita a fare cose importanti. Martina, lascia che la tua fantasia riempia le tue giornate e ricorda che sei capace di fare tanto se solo ci provi. Franco, il tuo coraggio e la tua fermezza saranno le spalle larghe dove poggerà questa famiglia. Gisella, sono felice che il sorriso sia tornato sul tuo volto, coperto finora da tante ombre. Lascio un piccolo omaggio, spero che vi possa servire a ricordarvi di quello che siete, una bellissima famiglia. Con tanto affetto, tata Adriana. Ci siamo tutti. Tata Adriana, grazie per tutto quello che hai fatto.
questa settimana per noi è stata intensa ed emozionante. In pochi giorni sei riuscita ad avverare molti dei nostri desideri, ma manca ancora uno. Ma ora sappiamo che insieme siamo più forti e faremo di tutto per realizzarlo. Con affetto, Gisella, Franco, Matteo, Martina, Giorgia. Il bambino deve mangiare perché ha fame, non perché gli avete regalato un giochino, gli raccontate una storia o, peggio ancora, gli accendete la TV. Se il vostro bambino piange perché si sente solo nel lettino, concedetegli la compagnia di un pupazzo che lo rassicuri e lo conforti nei momenti della vostra assenza. Vi lamentate tanto delle parolacce dei vostri figli, però mi raccomando, fatevi un esame di coscienza. Dovete essere voi i primi a non dirle.